Prima di tutto tengo a ringraziare Ancila Maledi Maharaj dal suo entusiasmo e tutto ciò che ha fatto e che farà in futuro in questo programma di predica. Ci ha fatto vedere come è cominciata World Vaishnava Association 20 anni fa e come grandi personalità Acharya e Vaishnava hanno partecipato, come poi certi sono andati e ci sono nuove generazioni, nuovi devoti che partecipano. E ha detto lui stesso che non era facile riunire tutti questi Vaishnava, ma nonostante il fatto che la presidenza di questa associazione è stata portata dai grandi acciaie, grandi anime, in realtà è lui che ha fatto il più grande sforzo per la forza motrice, l'ispirazione che ci ha avuto Srila Prabhupada e altri acciaia per portare avanti questa idea di World Vaishnava Association. Perciò dobbiamo essere riconoscenti a Srila Prabhupada Maharaj. Prima di tutto un grande applauso per lui. Questo che abbiamo visto un pochino oggi, i progetti che sta portando avanti, che sta cercando di ispirarci tutti noi, è nella linea della predica, perché gli acciari precedenti ci hanno dimostrato, fatto vedere nella nostra loro vita, che un devoto di Krishna, un Vaishnava, ha compassione verso tutti gli esseri viventi in questo mondo materiale. Un'anima liberata, un puro devoto, cerca, soprattutto un predicatore, a aiutare, ma non si può sempre aiutare avvicinando con spirito di predicare. Tu devi cantare una mantra, devi servire il Signore con amore e devozione, non è sempre possibile. E allora, come sapete tutti, il devoto deve sapere come avvicinare le persone, come condividere i loro problemi, come cercare di aiutarli nella loro vita per poter creare una fiducia in loro, per ascoltare quel messaggio. C'è l'esempio dei Sri Goswami a Vrindavan, che nel loro tempo dedicavano al bhajan, al canto del santo nome, studiavano le scritture sacre e scrivevano secondo le istruzioni e la volontà del Maestro Supremo, che si cita nel Mahaprabhu, che è venuto piano di divulgare la scienza devozionale, ma come era necessario che si stabilisse in maniera chiara come praticare la devozione in questa epoca di Kali, erano incaricati da lui. Ma nonostante il fatto che c'erano a studiare, a scoprire i luoghi sacri per le generazioni, non solo contemporanee, ma per le generazioni che seguivano, dove Krishna aveva luoghi di posti di divertimento che sono oggi onorati, che molti devoti del mondo intero vengono, è una fonte di ispirazione. Ma loro ci avevano il tempo di parlare con la gente di questi posti di Vrindavan, gli agricoltori, la gente che ci aveva i impegni quotidiani, e condividere con loro i problemi che
affrontavano e cercavano di dargli consigli, di aiutarli, e così si creava una fiducia da loro parte, e tutti li amavano, tutti li consideravano, erano pronti a seguire le loro istruzioni. In quest'ottica qui anche i devoti devono agire oggi e domani. In questa ottica qui io vedo questo grande movimento di Sankirtan con diverse attività umanistiche, umanitarie o altro, per poter coinvolgere la gente, perché noi siamo tutti, facciamo parte di, siamo come, viviamo insieme su questo pianeta Terra, questo universo, e condividiamo gli stessi problemi, solo che la maggior parte della nostra, nostra attenzione e il nostro cuore è dedicato al servizio devozionale, ma i problemi ci sono. Allora, se possiamo condividere con gli altri e coinvolgerli poi a dedicare loro, volgere loro attenzione verso l'obiettivo supremo, che è la realizzazione spirituale, che è la devozione, è fantastico. Io vedo in questo senso lì che si sviluppano tutte queste attività. Quello che riguarda la protezione della madre terra è anche un aspetto molto importante, perché da tanto tempo ci sono i movimenti che cercano di proteggere e di comportarsi in una maniera adeguata, di non essere un fardello, ma piuttosto come relazionare con la madre terra con rispetto, non inquinarla, non sfruttarla eccessivamente. Questo sappiamo già tutti, la nostra gente lo sa, ma quando uno si avvicina con una coscienza spirituale è molto più facile che ci porterà a qualche risultato duraturo. E, per esempio, come Prabhupada diceva, che le comunità Vaishnava dovrebbero essere autosufficienti, questo è un esempio, potrà come servire come guida per tutto il popolo di questa terra, se i devoti riusciranno gradualmente dimostrare questo esempio, come rispettare la madre terra, con le diverse manifestazioni, con diversi programmi di collaborazione, sicuro, ma anche di una maniera pratica. Per esempio, dirò solo un piccolo sforzo che noi facciamo, è piuttosto un piacere. A Pola ci abbiamo il tempio, ci abbiamo anche un po' di terreno a coltivare. Allora siamo riusciti, da già un paio di anni che stiamo facendo, e adesso riusciamo a produrre abbastanza vegetali, non solo per il tempio, la cultura biologica controllata, proprio possiamo presentarla come cultura biologica, e c'è anche molta possibilità di vendere questo, quello che si produce in più, al punto che non si riesce a produrre quanto c'è la domanda, perché ci sono i gruppi d'acquisto, che lo sapete, e c'è un devoto che si occupa in particolare di questi incontri, a volte viaggia anche in altri paesi, che la comunità europea finanzia anche questi viaggi per vedere, per ispirarsi come organizzare meglio questi gruppi di acquisto. Tony Gatz, gruppo acquisto. Sì. Allora, questi gruppi di acquisto in anticipo ordinano per tutto l'anno, per tutto il mese, per settimana, generalmente una volta a settimana. Si va a un posto, una città, una trentina di loro, 50 o 20, già in anticipo, con i cestini,
si porta un posto e poi loro tra di loro distribuiscono in cambio del prezzo che si stabilisce. E loro che determinano il prezzo, non c'è bisogno neanche di dire a tale prezzo. Io dicevo ai devoti che se ne occupano di non esagerare quei prezzi di tutto, cercare di vendere al prezzo che si vende sul mercato, forse un po' di più se vogliono, ma non tanto. In realtà questi gruppi d'acquisto pagano quasi il doppio, da soli. Perciò c'è un piccolo rientro finanziario, soprattutto per i devoti che si occupano dell'agricoltura, che non hanno bisogno di lavorare, avere un altro lavoro, e io sono contento se per tempo c'è sufficiente vegetale tutto l'anno. Se hanno poi qualche donazione per tempo va bene, io sono contento che per le feste, per le divinità, per i devoti c'è sempre tutti i tipi di vegetali per cui si produce di cultura biologica e che i devoti possono dedicare il loro tempo a fare questa cultura biologica e poi associarsi con i devoti di divinità. Questo è un esempio, per esempio, che noi sperimentiamo. E ovvio, se uno ha più terreno, che può avere anche le mucche e così via, è ideale. Noi non abbiamo tanto terreno di avere le mucche e così via, ma io auguro a ognuno che c'ha terreno di fare questa esperienza, perché questo è un esempio pratico come uno può avere il cibo. Posso dire che la qualità del cibo è eccezionale. Non so se quelli che conoscono la cultura biologica sanno che è un gusto completamente diverso, molto più gustoso, saporito, perché anche la gente che non conosceva dice: ma da dove vengono questi vegetali? Non è possibile, così buono, così. Quei pomodori non lo dicono neanche, una meraviglia. Per esempio, quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto i barattoli della salsa, non per la pasta, pizza, che si utilizza per saggi, e siamo riusciti a passare tutto l'inverno, ci abbiamo ancora qualche barattolo, adesso hanno cominciato noi i pomodori. È anche pratico per punto di vista economico, ma soprattutto quello che riguarda la qualità. Si fanno queste bellissime offerte, che ottima qualità, e per la predica è una fonte di ispirazione. Posso dire che tanta gente è molto ispirata, semplice fatto, anche se non capiscono molto la devozione, ma sono ispirati. Ma guarda, se voi fanno qualche cosa di pratica, qualche cosa che si parla, loro stanno facendo qualche cosa contro l'inquinamento, per la protezione della terra, con un altro rapporto. E questa è una mia piccola esperienza che posso condividere con voi. E io auguro a ognuno, secondo la sua capacità, la sua possibilità, di collaborare con le altre persone, condividere le stesse problematiche per poter ispirarli. Grazie. Hare Krishna. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por venir en estos días tan lindos del Mela, ¿no? Y sono molto grati di essere venuto di poter partecipare a questo Mela quinta. Y les quiero dar las gracias a todos. Y me siento muy afortunado de tener su asociación. Voglio dire grazie, voglio dire di essere molto afortunato di avere la vostra associazione. Pues todos ustedes son muy entusiastas y me entusiasman muchísimo a mí para seguir haciendo programas como este. Siete delle persone molto entusiaste, mi entusiasmate anche a me per continuare con i programmi che stiamo portando avanti. Esto es maravilloso de ver tantos devotos reunidos.
È veramente bello vedere tutti questi lavori riuniti. Y esto es una bendición muy grande para el país. Es una bendición muy grande para el país. Para los niños que tantas cosas aprenden tan buenas. Per i bambini che molto possono imparare moltissime cose che sono molto buone per loro. Los niños son el futuro de la sociedad. Y tenemos que educarlos en conciencia de Krishna. I bambini sono il futuro del paese, dobbiamo educarli nella coscienza di Krishna. Y esto lo están haciendo ustedes muy bien aquí en Italia. E questo in Italia lo state facendo molto bene. Y me gustaría mucho en la zona que yo estoy predicando, estoy trabajando en las Islas Canarias en invierno y por la península y Portugal y las Islas Baleares en verano. Yo estoy predicando eso en el verano, en la estate, en las Islas Canarias, y en Portugal o anche en España directamente. Y me gustaría llevar este modelo tan lindo que ustedes tienen aquí para poder aplicarlo en mi zona de trabajo. Mi piacerebbe portare questo metodo che voi utilizzate e portarlo da dove io lavoro in Spagna. Son tantas las cosas que quedan por hacer que a veces me da la impresión que estamos empezando, ¿no? E ci sono così tante cose da fare che mi sembra a volte che stiamo ancora incominciando. Entonces esto me encoraja muchísimo para seguir avanzando todos los días en la dirección de llevar a la gente hacia Krishna. Questo mi incoraggia molto a me, mi motiva tantissimo per portare le persone di nuovo a Krishna. Pues cuando empezamos a despertar en el corazón lo importante que es de trabajar la tierra con las manos y sin químicos, estamos avanzando muchísimo en la cultura Vaishnava. Anche per far vedere con la cultura Vaishnava quanto è importante coltivare la terra e di quanto sia molto importante questo lavoro. Todo esto nos acerca cada día más a Krishna y es tan bonito cuando estamos trabajando la tierra de poder estar cantando siempre el santo nombre. Tutto questo ci avvicina sicuramente a Krishna perché ci fa continuare a cantare i santi nomi del Signore. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y todas las personas que nos encontramos en nuestro camino, si las acompañamos en esta dirección de las fincas ecológicas, en el Vaishnavismo, van a ser mucho más felices. Tutte le persone che incontriamo dovremmo indirizzare in questa direzione, con le costruzioni ecologiche, con il Vaishnavismo, per dargli una direzione più sana. También es muy interesante relevar todo lo que es la construcción también ecológica. Hoy en día se está trabajando mucho en la construcción ecológica. Anche per far vedere cosa sono le costruzioni ecologiche, perché questi giorni si sta lavorando molto sulle costruzioni ecologiche. Tenemos que difundir en nuestras fincas la construcción de trulis, de casas de paja, de casas construidas con materia prima autoctona della zona. Dobbiamo far vedere alle persone che si può costruire, come ad esempio i trulli, le case in paglia, che si può costruire con il materiale autoctono del posto. Come con il bambù
y a veces aprovechando los mismos árboles, haciendo casa árbol también, ¿no? Il bambù, ad esempio, utilizzare gli alberi che già ci sono, facendo casa negli alberi. Entonces estaremos muchísimo más en contacto con la naturaleza, respetándola y amándola, y los niños serán mucho más conscientes. Con questo noi ci potremo avvicinare molto più vicino alla naturaleza e crescerebbero bambini molto più coscienti. Pues la manera de construir ecológicamente con paja y con bambú y estos materiales reciclables es muy simple y muy económica. Costruendo con questi materiali come la paglia e il bambù non sono solo buoni per noi, ma sono anche facili da riciclare, sono molto economici. Y esto está al alcance de todas las familias, incluso de las familias más necesitadas. Questo può anche essere utile per le famiglie in più necessità. Y entonces, cuando vamos realizando estas cosas y vamos predicando con el ejemplo, se va a traer mucha más gente a la familia de Srila Prabhupada. Quindi con questo noi potremmo attrarre molte più persone alla famiglia di Srila Prabhupada. Perché Srila Prabhupada nos ha insegnato una forma sencilla di vivere felices cantando il Santo Nome e comiendo prasciada. Perché le istruzioni di Srila Prabhupada erano di vivere semplice e cantare il Santo Nome del Signore. Questo dobbiamo approcciare qualsiasi ocasión que tengamos para divulgarlo. Dobbiamo approfittare di ogni occasione per divulgare tutto questo. Y esto ayudará a tantas personas que están interesadas y personas que todavía no están interesadas porque no conocen. E questo potrebbe aiutare sia le persone interessate che sia quelle che non sono interessate. Y si buscamos después las energías libres como son las placas solares para tener agua caliente, para tener suficiente energía para una computadora, para un celular, entonces nos vamos a liberar también de las multinacionales. Potremmo anche trovare le energie rinnovabili come ad esempio i pannelli solari per l'acqua calda, l'elettricità, e quindi questo ci potrebbe anche liberare dalle multinazionali. También en las zonas que no son muy montañosas, si nos es posible utilizar la bicicleta o introducir un poquito las rickshaws en Occidente, sería también muy bueno. Per esempio, se si vive in un paese dove non che non è montagnoso, si potrebbe anche introdurre un po' la bicicletta o rickshaw. Si potrebbe anche introdurre i rickshaw. Esto de la rickshaw es una cosa interesante para Occidente porque también podría dar muchos puestos de trabajo a mucha gente. Questo in Occidente è una cosa molto interessante perché potrebbe dare anche molti posti di lavoro con i rickshaw. Es un veicolo ecológico y es un veicolo muy económico. Existen solares in Vrindavan hay rickshaw solares ahora. A Vrindavan ci sono addirittura rickshaw già con i pannelli solari. Sadhu Maharaj introdujo rickshaw solares in Vrindavan. Sadhu Maharaj l'ha portati a Vrindavan i rickshaw solari. Arrivo! Che bello! No sabía, no conocía que había rickshaw solares. Pues hoy en día tenemos tantas cosas a la mano para avanzar espiritualmente, ¿no? Tenemos las computadoras, ¿no?, que nos permiten manejar la información muy muy veloz, muy muy rápida, ¿no? Y estas cosas es para aprovecharlas para poder avanzar más espiritualmente, ¿no? Ci sono così tante informazioni che dobbiamo approfittare anche per esempio con il computer per avere queste informazioni e approfittarne, già che le abbiamo, di approfittarne. Entonces estamos viviendo
unos momentos de cambios muy, muy, muy rápidos, muy turbulentos a todos los niveles, a nivel económico, a niveles empresariales, a niveles tecnológicos, a niveles religiosos, a niveles sociales, a niveles de incluso de medicamento. No? Stiamo vivendo in un periodo molto turbolento, in questo, sia sociale che familiare che spirituale. E grazie a Krishna nos stiamo adattando, no? Questo todavía stiamo vivos, no? Pues estar vivo quiere decir adaptarse a los cambios positivos, ¿no? Los cambios negativos nos llevan al desastre, ¿no? Grazie a Krishna adesso ci stiamo noi adattando, per questo siamo vivi. Vivere significa potersi adattare in un posto e lasciare le cose negative. Y esto es muy interesante, de que despertemos la conciencia de tantas cosas y tantos pequeños detalles del día a día que tenemos que realizar, ¿no? Potremmo svegliare la coscienza e darci conto di tutte queste cose che potremmo fare. El Vaisnava tiene que ser un alma muy, muy consciente y predicar a mucha gente es un proceso educativo que todos nos tenemos que educar. Un Vaisnava deve essere una persona molto cosciente, in cui deve anche predicare y tenemos también que ayudar a todas las personas. E dobbiamo anche aiutare tutte le persone che incontriamo. Porque todo el mundo tiene problemas, ¿no? No existe una persona que no tenga ningún problema. Porque todas las personas tienen problemas, no existe una persona que no tenga problemas. Y entonces cuando intentamos ayudar a la gente de corazón, Krishna nos da la misericordia de poder ayudar. Y quindi queste persone hanno bisogno di aiuto dal cuore, dobbiamo anche darlo. Perché Krishna nos da la misericordia. Cristo ci dà la misericordia di aiutare le persone. De poder ayudar. Y cuando compartimos todas las cosas buenas que tenemos, estamos en la posición más elevada. Quando possiamo condividere queste cose positive, siamo nella posizione più elevata della vita. Y la cosa más maravillosa que tenemos es Krishna. È la cosa più bella che abbiamo nella vita è Krishna. Entonces no nos lo podemos quedar para nosotros, sino que tenemos que compartir. Quindi non possiamo tenerlo con noi stessi, dobbiamo condividere tutto questo. Estoy muy, muy contento del Harinam que hemos hecho ayer, tan hermoso y tan lindo en el pueblo de Cattolica. Sono molto contento dell'Harinam che abbiamo fatto ieri, è stato molto bello nella città di Cattolica. Pues hacía mucho tiempo que no hacía Harinam con tantos devotos. Era molto che non faccio un Harinam così tante persone. En Canarias hacemos Harinam y solamente somos tres. Nelle Canarias facciamo un Harinam con tre devoti. Algunas veces hemos hecho solo dos. A volte facciamo anche due. Y si hay cinco ya me pongo en éxtasis. Siamo in cinque già va in éxtasis. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias. Todas las bendiciones. Gracias a tutti, gracias por la bendición. Bene, due giorni fa ero a Gorizia, è una cittadina al confine, penso che tutti voi conosciate questo luogo, questa cittadina, e lì si svolgeva un festival, festival vegetariano. È l'unico festival a livello nazionale, festival vegetariano. Bene, all'interno di questo festival c'erano vari stand, e molto interessanti, che molti di questi
pubblicizzavano l'ecologia, lo spirito, anche in maniera un po' generale, superficiale. Devi tradurre? No, ma Maharaj capisce. No? Sì, io capisco. Capisce. Okay. Conosciamo 40 anni, ci intendiamo subito. E quindi sono stato molto sbalordito, no? Perché ci sono molte persone che sono entusiaste nel voler portare un cambiamento nella società. Quindi lì potevamo osservare persone che si interessavano all'ecologia, alla meditazione, al rispetto della terra, tutti questo tipo di argomenti li conosciamo molto bene. C'erano varie conferenze anche, no? Anche di giornalisti di un certo livello. E lì ho potuto realizzare che noi non possiamo essere lontani da questo cambiamento. Dobbiamo entrare in questa specie di rivoluzione. Parlando di Maharaj, prima, nel suo interessante intervento, ha detto che noi dobbiamo avere uno spirito rivoluzionario. E questo è lo spirito rivoluzionario che troviamo in tutti i nostri precedenti maestri, i nostri precedenti acciari. Non ho mai avuto paura di nulla nel proporre la coscienza di Krishna utilizzando tutta una serie di strumenti adeguati per il luogo, tempo e circostanze. Prendiamo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, è più vicino a noi Srila Prabhupada, no? Quindi noi non dobbiamo essere superficiali, io molto volte dico, non dobbiamo vivere sulla luna. Dobbiamo cercare di entrare nella società e vedere che cosa sta accadendo in questa società. E partecipare. Noi non dobbiamo in realtà creare niente di nuovo. Abbiamo tutte le risposte, abbiamo tutti gli strumenti. Srila Prabhupada nella sua infinita misericordia è venuto, ci ha dato una letteratura meravigliosa nella quale troviamo le risposte a tutti i problemi dell'esistenza, il rispetto della natura, il rispetto per tutti gli esseri, l'amore tra tutte le entità viventi, tutto, abbiamo tutto, bisogna solo studiarli, bisogna solo approfondirli. Allora dobbiamo entrare in questa grande rivoluzione, cercare di assimilare gli strumenti che troviamo all'interno di questa letteratura e attraverso le nostre capacità, attraverso le nostre esperienze, cercare di portare la coscienza di Krishna a queste persone. Noi abbiamo tante armi, che non sono armi di distruzione di massa, sono armi che portano la morte. Quindi noi dobbiamo cercare di avere una profonda consapevolezza di questo. Quindi dobbiamo pensare in questi termini, dobbiamo essere dei rivoluzionari. Molti di noi qui hanno tante buone qualità, tante buone capacità, c'è chi sa dipingere bene, c'è chi sa scrivere bene. A proposito, mi trovavo sempre in questo festival vegetariano, in un banchetto, no, in un stand, ho visto il libro scritto e prodotto dal nostro fratello Vishwambar Prabhu. E poi ho fatto una domanda, ma questo libro che visto che è vegetariano va, funziona? Ma dice, noi ne vendiamo molti. Poi ho aperto la prima pagina dove c'erano le varie edizioni, no? Era già la terza edizione. Lui non sapeva, io ho comunicato. Per dire che noi possiamo fare tante cose, siamo tutti devoti molto intelligenti, abbiamo esperienza e qui dobbiamo solo talvolta togliere dal nostro cuore un po' quella pigrizia, no? Che è lì presente. E attraverso l'associazione dei Vaishnava avanzati, il nostro maestro spirituale, cercare di utilizzare tutte queste nostre capacità e sicuramente noi avremo successo. Krishna
dice nella Bhagavad Gita, anzi Sanjaya dice nell'ultimo verso, della Gita, dice: dove c'è Krishna e Arjuna, lì c'è vittoria. Però bisogna agire. Quindi abbiamo tante possibilità, tanti strumenti, assimilare conoscenze nuove, interessanti. Possiamo scambiare realizzazioni, comprensioni, esperienze, e quindi poi portare queste capacità nella società, far conoscere nella società queste cose, portare la coscienza di Krishna attraverso queste capacità. Questa in realtà è la World Vision Association, e noi dovremmo in realtà fare in modo di far conoscere sempre di più questa associazione. Io di solito quando mi presento non mi presento come un rappresentante di una società particolare. In Italia ci sono tante associazioni di devoti. In realtà dovevo dire: io appartengo alla World Vishnava Association. Questa è una grande associazione. Andate nel sito, vedete, osservate, sono grandi attività. Paramahansa Maharaj ci ha fatto vedere cose molto molto interessanti. E lì sicuramente le persone saranno attratte, capiranno che noi non apparteniamo a una così tradizione sconosciuta, ma che dietro di noi c'è tutta una forza, c'è tutta una serie di maestri, di tradizioni, di Mahabhagavata, di puri devoti del Signore, che hanno dato un contributo alla società umana molto profondo. Noi dobbiamo tenere alta la dignità della nostra tradizione, in tutti i sensi, diventando esperti nelle nostre capacità, far conoscere questa filosofia attraverso le nostre capacità, vedere il mondo, non vivere sulla luna, ma stare nella società, vedere cosa accade e utilizzare tutti gli strumenti adeguati, tempo, luogo e circostanze, per dare la coscienza di Krishna. Paramahansa Maharaj ha citato vari esempi, come anche questi gruppi di persone che cercano di fare la loro evoluzione attraverso la musica. Noi non possiamo essere lontani. Questa è la volontà di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e dobbiamo andare di là delle nostre considerazioni esterne, ma entrare nel cuore delle persone, prendere il sentimento, il loro contributo che viene dal cuore, farli entrare nella nostra World Vishnava Association. In questa maniera avremo la possibilità di aiutarci. Io per esempio spesso vengo qua, mi sento sempre a casa mia, no? Io vengo con lo spirito della World Vishnava Association, e questo mi entusiasma sempre di più. Problemi ci sono sempre, però se noi capiamo che viviamo in una grande famiglia non settaria, una famiglia dove tutti si vogliono bene, si rispettano, e che ci si aiuta a vicenda a tutti i livelli, tutti gli ostacoli verranno superati. Questo è quello che vogliono i nostri precedenti acciari, i nostri precedenti maestri. E soprattutto cercare di approfondire il messaggio della coscienza di Krishna, utilizzare gli strumenti nuovi per dare una spinta rivoluzionaria alla World Vishnava Association, mettere da parte i propri interessi personali, gli attaccamenti alle proprie associazioni, ma essere sempre più attaccati alla World Vishnava Association, e libera tutta l'ispirazione. Quindi non dobbiamo essere lontani da quello che accade nella società. C'è in atto un cambiamento veramente molto profondo. Ci sono persone che vogliono cambiare la propria coscienza. Noi abbiamo la responsabilità di dirigerli verso la giusta direzione. Se no andranno verso i Mayavadi, andranno verso queste persone, e la loro vita non è in questo senso positiva. Quindi dobbiamo cercare di tenere alta la dignità della World Vishnava Association, i nostri precedenti acharya, e seguire l'esempio dei precedenti santi che operano e agiscono all'interno di questa associazione. Ecco, queste sono le cose che volevo dire. Grazie. Arrivo.